Buonasera amici di Nova News 24, svelato com'è morta davvero la regina Elisabetta. Purtroppo non è stata la vecchiaia, la regina Elisabetta, a causa di una caduta accidentale. Purtroppo è morta. In un primo momento non erano stati resi noti i motivi che avevano portato al decesso della sovrana d'Inghilterra. Tutti abbiamo pensato che fosse stata la vecchiaia, i suoi 96 anni, ben portati per carità, però non sono stati loro a spegnerla nella serenità della sua camera da letto. Ma adesso fonti molto vicine ci hanno detto la verità. La famiglia reale ha confermato che sua maestà è caduta subito. Sono intervenuti i suoi medici che hanno capito quanto fosse inutile il trasferimento in ospedale. Le condizioni sono peggiorate velocemente. La donna è rimasta nella sua tenuta preferita. Era a Balmora. La regina Elisabetta si ritirava quando voleva trascorrere del tempo da sola con il suo amato Filippo, ed è proprio lì che la sovrana ha deciso di trascorrere le sue giornate. Adesso che la vecchiaia la rendeva più difficile prendere parte ai suoi impegni in giro per il Regno Unito, e sempre più spesso suo figlio Carlo e suo nipote William prendevano il suo posto durante gli incarichi ufficiali. Ma lei non si è mai tirata indietro dalle conferenze organizzate su Zoom e dai discorsi da tenere per i cittadini del suo regno. Una donna che ha servito il suo popolo sino all'ultimo respiro, ma senza mai cedere. Il principe Filippo è morto l'anno scorso e adesso è giunto il momento della regina Elisabetta. I primi sentori che qualcosa non andasse sono arrivati quando la sovrana non ha preso parte a una conferenza programmata su Zoom con il consiglio privato. Successivamente il suo staff medico ha ammesso di essere molto preoccupato per la sua salute. La notizia della morte della regina d'Inghilterra è stata data ufficialmente alle 18:30, ma si presuppone che la donna sia deceduta ore prima. Semplicemente per trasmettere l'informazione, hanno deciso di aspettare che tutta la famiglia si ricongiungesse. Probabilmente non hanno voluto far diffondere la notizia che la regina sia morta in solitudine, senza essere circondata dall'amore dei suoi figli. Il primo ad arrivare è stato Carlo, seguito dagli altri tre figli della sovrana, giunti con un aereo insieme al principe William. È stato solamente a quel punto che è stata data l'ufficialità della morte di Sua Maestà. Non è stato aspettato invece il principe Harry, che ha potuto presentarsi al capezzale di sua nonna perché si trovava in Europa per un tour insieme alla moglie Meghan Merkel, quindi purtroppo non ha potuto prendere parte. L'ex attrice intanto è rimasta allonta, mentre lui si è subito recato dalla famiglia. Questo è quello che è successo nella famiglia dei reali d'Inghilterra. Se vi è piaciuto l'articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.